Ciao a tutti, sono Soci Milena. Per chi non mi conoscesse, ho un blog intitolato Scrunch and Lies. Dopo vi lascio tutti i link in descrizione se volete seguirmi o dare un'occhiata al profilo. E sono un'appassionata di vintage e seconda mano. Infatti, sul mio profilo consiglio sempre posti in cui andare. Cioè, per ora solo Modena e provincia, però mi piacerebbe espandermi. Innanzitutto, scusate se non ho fatto nuovi video, ormai sono 3-4 mesi che non li faccio. Uno, perché non sono in grado di farli, infatti, sto facendo questo col cellulare. E due, perché volevo un po' vedere come andava questa promozione di negozietti vintage, soprattutto seconda mano, se vi poteva interessare oppure no. E per adesso sto avendo dei buonissimi riscontri, nel senso che molti di voi mi dicono grazie per farmi vedere cosa c'è. Sono felicissima quando mi mandate le foto di quello che acquistate dopo aver visto le mie storie o comunque dopo esservi informati sulla presenza di questi mercatoni, diciamo, franchising e non. E quindi in questo video di oggi Vi farò vedere tutte le cose che ho comprato io da quando ho iniziato a comprare vintage. Quindi ormai sarà 3 anni fa, forse tre anni e mezzo fa. Prima ovviamente lo facevo saltuariamente, mentre ora lo faccio sempre. Infatti, per farvi vedere questo video, ho dovuto smontare mezzo armadio perché l'80% delle cose che ho sono di seconda mano o vintage. Quindi niente, vi faccio vedere perché non ve lo faccio vedere mai. Magari quando entro in un negozio particolare, tipo il mercoledì entro in questo negozio e vi faccio vedere a fine video cosa ho preso. Però non sapete tutto quello che ho comprato in tutto questo tempo. Quindi iniziamo subito perché c'è veramente tanta roba. Prima cosa, questa maglia che ho addosso. Questa l'ho presa vintage, seconda mano, anzi scusate. Allora, non vi dirò dove le ho presi pezzo per pezzo perché sono più o meno sempre gli stessi negozi, a meno che non si tratti di altri che non vi ho mai citato, non ve lo dirò perché sono sempre gli stessi tre che cito, sempre di Modena. Quindi cose da altre case, Ritrova, Mercatino di Beba. Prezzi, ovviamente non me li posso ricordare di tutti, ma vi dico grandi linee da 1 euro, addirittura a volte 50 centesimi, quando si parla di mercati tipo quello di Bologna, a 10, 15, 20 euro al massimo. Quando si tratta di seconda mano, chiaramente, quando si tratta di vintage è un altro conto e lì cerco di dirvi più o meno i prezzi. Mi sono accorta solo adesso che c'è un gran eco in questa stanza, in più già l'audio del cellulare non è il massimo, neanche il video, però non sono una youtuber professionista, non dispongo di videocamere professionali, quindi questo è il massimo che posso fare. Allora, ho preso qualche appunto perché ho talmente tanta roba che se no non saprei da dove partire, quindi dividerò il video in sezioni, così se non vi interessa potete skippare. Allora, prima sezione scarpe, che è quella più. Più breve da farvi vedere, perché ce ne sono solo due. Allora, i mocassini, li potete vedere, cioè sotto sono usati perché li ho usati io 3-4 volte, ma altrimenti veramente nuovi. Vi faccio vedere bene, anche dentro, 8 euro. Poi queste qua, che ve ne avevo parlato già nelle storie, farà ridere come cosa, perché sono della Valle Verde, quindi quella marca per anziani, diciamo, scarpe ortopediche. Quindi voi direte che cacchio ho trovato da Valle Verde. Ho trovato queste, che per chi è interessato un minimo di moda sa a cosa sono simili. Sling bag di Chanel, pagate penso 10 euro, 12 euro al massimo. Non le ho ancora usate, ma le userò quest'estate di sicuro. Fanno un po' vacanza capri, insomma mi danno questo vibes, le proverò magari con una gonna a fiori. Poi arriviamo alla parte clou, secondo me, vestiti, e vestiti per andare a ballare, in questo caso specifico. Perché lo dico? Perché molte persone che conosco mi dicono sì, bellissimo il vintage, bellissimo l'usato, ma io vado da Zara, vado da H&M, vado da Stradivarius, perché ci sono cose per uscire la sera, per andare a ballare, di tendenza, diciamo da It Girl, insomma delle tendenze di ogni anno, e che quindi non riesco a trovare negli usati. Vero da una parte, nel senso che se volete l'abito replica di Alexa Demi in Euphoria non lo troverete all'usato, o meglio, potete trovare l'eccezione scavando magari un vestito, non so, vintage di qualche anno fa, ma molti anni fa. Quindi da questo lato è vero, ma non è proprio vero che non troverete vestiti per andare a ballare, perché come dico sempre ci sono cose, la differenza sostanziale tra vintage e seconda mano è che la seconda mano non è roba vecchia per forza, può essere anche, ci trovate tante cose di Pull&Bear, Zara, Stradivarius, semplicemente di seconda mano, quindi che magari le hanno comprate anche 6 mesi fa e le stanno rivendendo. Ma non sono per forza cose dell'armadio di mia nonna di 60 anni fa. Quindi arriviamo subito al dunque. Numero 1. Non so, non riesco a farvelo vedere bene, ma perché dovrei girare il cellulare. Ok, pagato
3 euro, 4 euro. Questo me lo ricordo abbastanza bene. Questo. Ups. Questo. Tutto sbrilluccicante con sotto questo tulle. Questo 4 euro, più o meno sono sempre gli stessi prezzi. Questo di Gaudì, non è proprio da ballare magari, andare a cena. Questo forse 6-7 euro, un pochino di più. Quindi ragazze, sì, potete andare anche all'usato a comprare le cose per uscire. Poi, altro vestito che non è proprio per da discoteca, ma ve lo faccio vedere. Questo è una chicca. Dolce Gabbana Vintage. Non so se si vede bene, perché ha un po' di seno. Mi dispiace, da prender culo, Anna. No, è perfetto, perché qui è tutto fatto a bustino e si stringe. Qui si dovrebbe stringere. Guardate come è fatto dietro così. A me fa impazzire. Pagato un po' di più, ovviamente, forse 40 euro, ma comunque poco. Ok, sezione, non è proprio una sezione perché ce n'è solo uno. Completi, anche questo vintage, non seconda mano, Fendi. E pagato 80 euro, direi una cosa del genere. Allora, gonna, tutta loggata. Non si vede assolutamente nulla e vi chiedo scusa. Con questo qua sopra. Allora, premetto che non mi fa impazzire, nel senso che qui sulle maniche ci sono questi, queste fantasie con le paillette. Però l'avevo preso in comune con mia mamma, quindi forse lo userà più lei. 80 euro. Quindi due blazer, neanche un blazer e una maglia di Zara. Ma andiamo avanti. Sezione camicie, che è assolutamente la mia preferita, perché sono tutte, quasi tutte camicie di marca. Prese a prezzi da ridere. Camicia di seta, arancione fluo, da usare o quest'estate come copricostume, magari in particolari occasioni, perché è morbidissima veramente. Poi sotto magari un reggiseno di pizzo, bellissima, pagata 8 euro, dai 5 ai 10 euro, non lo ricordo. Camicia Yves Saint Laurent, anche questa, anzi faccio vedere bene. Questa è da uomo, infatti è molto larga, ma non è un problema perché io le porto tutte larghissime. Ed è bella, questa penso sia di seta, perché ha il marchio in piccolino qui, cucito, cioè è finissima. Pagata 3 euro. Queste, ah giusto, mi sto dimenticando di dirvi dove le ho prese. Tutte queste cose, come dicevo, nei mercatini di Modena. Questa l'ho presa invece nel mercatino... E delle pulce, a un mercatino delle pulci, precisamente a Pavullo, che è una frazione di Modena, non so se la conoscete. Sempre al mercatino delle pulci di Pavullo, questa, che al momento è una delle mie preferite, camicia di Fendi, pagata 2 euro, ve la faccio vedere. Allora, nei bottoni c'è la scritta loggata, non si vede chiaramente da qui, qua dietro c'è il logo di Fendi, questa anche è molto larga, io la metto con un jeans, ma poi... È bello perché il modello qua sotto è molto over, è fatto anche così, cioè è un modello da donna questo, quindi è proprio fatto così. Classica camicia Polo Ralph Lauren, io la metto, scusate non è stirata, io la metto tantissimo, con un blazer sopra, sotto un maglione, con dei jeans, insomma, ve la faccio vedere bene. Questa sinceramente l'ho presa un anno fa, quindi non mi ricordo il prezzo, comunque al massimo 15 euro. Anche qui prezzi casuali, cioè paradossale che questa l'abbia pagata di più di Yves Saint Laurent Rive Gauche. Comunque, facciamo finta di niente. Poi, quasi dimenticavo, questa è una delle mie preferite. È un po' disastrata ora, farvela vedere così, cioè non è stirata né niente. Camicia di seta, questa è proprio vintage, con questo fiocchettino qua dietro. Qua ha del pizzo, non so se si intravede. Maniche un po' a sbuffo. I bottoncini, quest'ultimo è fatto a rosellina, pagata 4 euro da Umana Vintage a Bologna. Poi, questo non è una sezione, quindi ve la faccio vedere così en passant. Non so come dire, top, semi vestito, nel senso che è molto corto, no, non ha marca, con le piume, ma è strutturatissimo, cioè è fatto proprio anche le cuciture, bellissimo. Pagato 12 euro, ancora mai messo perché ho paura di indossarlo, paura che cadano le piume. E basta, lo adoro questo. So che vi starete chiedendo, ma quanta roba manca ancora? Tantissima. Tantissima perché negli anni ne ho accumulate, sempre spendendo poco. Sezione gonne e pantaloncini corti.
Gonna un po' crazy, cioè non è nel mio stile, infatti l'ho messa poco. Everlast, così, un po' bon ton, misto old school, con delle Vans magari sotto. Questa gonna di lana. Tutte prese sempre ai mercatini di Modena queste, per questo non vi sto dicendo niente. Gonna Howards, non, anche questa non è nel mio stile, ma costava poco e mi piaceva. In realtà lo sto usando, è un po' scozzese con la, come si chiama? Con la fisarmonica, no? Come si chiama? Questi pantaloncini hanno ancora l'etichetta perché li ho presi poco fa. Miss 60, questi sono veramente vintage, pagati 10 euro. Per tornare un po' nel passato e per dare adito a Miu Miu che sta facendo spopolare le gonne mini 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 mini. Qui ho usato al massimo, questa proprio da bimba, da Barbie, infatti anche dentro. Così, questa pagata anche sugli 8-9 euro. Sezione maglioni, che è quella più consistente. Ultimo acquisto. Mi piace da morire. Twinset, pagata 12 euro. È leggerissima, quindi in realtà io l'ho messa chiusa in questo periodo, ma si può mettere anche aperta con una canottiera sotto. Canottiera strutturata, cioè non canottiera proprio da piscina. Questo l'ho preso prima di Natale, cashmere. Sì, si vedono male, bisognerebbe vederli indossati. Se ho qualche fotografia con i vestiti indossati, ve le metto nel video. Preso un po' di mesi fa, pagato 4 euro, mi piace da morire. Con, vedete, tutti. Questo preso da Humana Vintage a Bologna, pagato 15 forse o 13, insomma, una cosa del genere. Anche questo con le maniche non a sbuffo, però un po' gonfie. Così vedete, con tutta la cucitura gialla a vista, ma soprattutto la cosa che mi piace tantissimo è che ci sono i bottoncini a forma di cuore. Non so se si vede, guardate che carini. Questo 2 euro, perché come vi dico sempre, dopo 2 mesi che sono lì, i vestiti vanno a metà prezzo, quindi costava 4 prima. Questo, fatto così con i due bottoni, che io lo metto con un lupetto nero sotto e i jeans. Che in realtà mi piace molto, ma non l'ho mai messo, forse una volta perché pizzica. Grave errore. Vabbè, l'ho però pagato 5 euro, ma E non è sempre un buon motivo, anche perché da questo video non vorrei che passasse il messaggio costa poco, quindi prendo tutto. No, in realtà cerco di prendere le cose che mi servono. Chiaramente ce n'è di vestiti che eccedono dal numero strettamente necessario, come in tutti gli armadi. Ma non mi baso solo sul fatto che costa 2 euro, lo prendo. Cerco di chiedermi, mi serve o ce l'ho un maglione simile dello stesso colore o da abbinare in questo modo? Chiaramente uno o due maglioni in più che non mi servono, come ho già detto, c'è. Però non pensiate che sia così, cioè che tutto quello che costa 1 euro, 2 euro mi prendo tutto, perché sennò veramente mi comprerei tutto il negozio. comunque dicevo, ho preso questo con sopra il suo gilet, che è molto i vintage haul di TikTok, un po'. Questo con quello sotto, dovete immaginarlo. È molto bello, il problema qual è? Che questo è a maniche corte ed è pesante, quindi sotto non so cosa metterci, perché se non ci metto niente nelle braccia ho freddo. Se ci metto qualcosa è pizzica, se ci metto qualcosa ho troppo caldo, quindi è molto estetico. Ma in realtà praticità zero. L'ultimo maglione, questo ce l'ho da molto tempo, è quello che ho usato anche per il video che ho fatto l'altra volta di Ralph Lauren. Questo è da uomo, quindi avevo pensato di venderlo perché è molto oversize, per quanto a me piaccia questo è veramente troppo. Però non riesco a staccarmene, quindi lo terrò ancora per un po'. Ok, abbiamo quasi finito. Mancano la sezione borse e la sezione blazer. Vi faccio vedere prima la sezione blazer perché quella borsa è un'altra delle mie preferite. Allora, primo, mio preferito che uso sempre, Max Mara. Questo qua. Non si vede purtroppo dal video, ma è fatto proprio bene anche il risvolto qui. È lucido, tessuto bellissimo, pagato 25 euro. Sportmax. Questo va usato poco perché è eccentrico. Però è in velluto. Provo a farvelo vedere. Questo l'ho preso uno dei primi che ho comprato, quindi non mi ricordo assolutamente il prezzo. Questo bellissimo, cioè proprio la forma cade a pennello sia nelle spalle che in tutto il corpo. È un po' lunghino, quindi si può usare proprio come giacca sopra, quando magari in primavera. Non ha marca, cioè proprio anonimo, quindi l'avevo pagato anche questo 6-7 euro. E infine questo,
che non ho ancora avuto la possibilità di usarlo, ma mi fa impazzire, che è di Blue Marine. Faccio vedere, con questi marrone qui lucido, il colletto sempre con questi dettagli in perline. Bellissimo, guardate anche il taglio qui con le tasche. Blazer che ho comprato, vi faccio vedere anche questo che non è un blazer ma è una giacca e ne ho poche, quindi questa giacca di jeans scura mi piace tantissimo perché avevo bisogno di una giacca di jeans classica da mettere magari in primavera, questa è un po' felpata dentro ma mi piaceva proprio l'inserto e il fatto che qui abbia dei dettagli, vedete questi qua. Cardigan lungo che non lo so se di che materiale sia, non vorrei dire una cosa che non è vera. Lungo, 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 quindi si mette proprio come giacca e anche questo l'ho pagato sui 10 euro. Poi vi faccio vedere a random, prima di farvi vedere le borse, delle cose così casuali che non rientrano in nessuna categoria. Questa camicina da notte, cioè guardate quanto è cute, azzurra, carinissima. E questa aveva l'etichetta, l'ho usata quindi l'ho tolta, ma era nuova. Un copricostume che ho usato tantissimo, l'avrò pagato 4 euro, anche questo tutto stropicciato, chiedo perdono, con i laccetti qui, i bottoni, tutto ricamato. Infine una sciarpetta, cioè sciarpetta, un foulard, questo qua, vedete con la... che si può usare proprio come foulard ma anche attaccare alle borse, se uno vuole fare proprio la Gina vera. Le borse sono quasi tutte firmate, quindi i prezzi salgono, però ne vale la pena perché sono degli investimenti che uno cerca di, insomma, tenerle bene e tenerle per un po' di anni. Questa, che uso tantissimo di Prada, con il manico così di bambù, se qua sembra, mentre qua sotto è di metallo. Dentro è tutta loggata, beh, ora c'è la mascherina e non si vede, questa l'ho pagata penso 80 euro. Questa, che invece non ha marca, ma che... alcuni la detestano, alcuni la adorano. Crochet, 4 euro. Crochet si dice, penso, non lo so. Comunque è fatta a mano. L'unico difetto è che devo metterla un po' a posto, vedete qui che si è scucita. È spaziosissima, anche se non si direbbe, ma guardate quanto è grande rispetto alla mia faccia. Ci sta di tutto ed è comodissima. Tadan, Jackie di Gucci, presa all'inizio di 2 anni fa, un anno fa, non me lo ricordo, quando è ritornata in voga, all'inizio, inizio, inizio, quindi l'ho pagata anche poco, sui 100-150 euro, un po' meno, forse 120. Cioè, ora l'hanno rifatta, rivisitata, quasi uguale, forse con la chiusura diversa, ma questa è nuova. Cioè, qui, allora, qui sono stata io che l'ho rovinata, a metterla dentro le valigie, eccetera. Cioè, io la amo, anche la forma e tutto. Sta presa a 30 euro. Anche la sua borsina originale, qui, di Givenchy. Guardate quanto è bella. Questa è tutta rovinata perché l'ho rovinata io. Devo portarla a fare, aggiustare, vedete qui. Allora, è di vernice. C'è con queste anelle. Apertura così. Basta, ho terminato con questo haul. Abbastanza lungo, non so quanto verrà lungo il video, spero non troppo perché magari vi annoierò. E basta, spero che le cose vi siano piaciute. Ovviamente questo ricalca un po' il mio stile, magari non a tutti entusiasmano. E basta, le prossime cose magari ve le farò vedere direttamente sulle storie di Scrunchie Lies. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. E basta, scrivetemi nei commenti, anche se non riesco ad attivarli, non so per quale motivo, se qualcuno lo sa me lo faccia sapere. Mi dice che non è possibile attivare i commenti sotto il video. Vabbè, non ho idea. E basta, grazie per aver guardato e ci risentiamo.